L'Unione in diretta. Torniamo in studio, Paola Pilia e Alberto Urgu. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Cominciano gli Science Café organizzati da Sardegna Ricerca. Il primo appuntamento è in programma domani alle 17 alla MEM e il titolo è Troppi farmaci ai bambini. Interverranno Maurizio Bonati, farmacologo e pediatra capo del Dipartimento di Salute Pubblica del Mario Negri di Milano, Gaetano Di Chiara, professore di farmacologia dell'Università di Cagliari e Nunzia Bonifatti, esperta di comunicazione e giornalista scientifica. Con il professor Bonati siamo collegati telefonicamente, lo salutiamo e lo ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Intanto il titolo di questo Science Café, troppi farmaci ai bambini, è anche una constatazione, è vero? I genitori tendono a dare troppi farmaci ai bambini, professore? Sì, sì, diciamo che i bambini italiani sono esposti rispetto agli altri bambini anche europei a più farmaci, e quindi questa è una constatazione che ormai da anni viene continuamente ribadita e quindi tutto di intraprendere iniziative affinché siano più oculato e appropriato l'utilizzo. Ecco, no? È un fenomeno, professore, che nasce da dove? Da una nostra fissazione, se possiamo chiamarla così, per le medicine? Per le medicine sì, beh, nasce anche un po' dal punto di vista un po' culturale l'attitudine o atteggiamento verso la medicina, verso la salute, nel senso che sempre più si vuole star meglio e sempre prima, ancor più se sono i bambini o fasce deboli e quindi devono star bene subito e un approccio anche protettivo, ma non sempre l'uso del farmaco è preventivo, è utile anzi, e quindi c'è anche questa attitudine, c'è un'attitudine anche prescrittiva, adesso si sta ridimensionando, però anche negli anni passati eccessiva da parte dei medici, e quindi ecco, direi che sono più fattori che contribuiscono in un sistema poi che è fortunatamente ancora universalistico e garantito nel nostro paese, quindi anche una semplicità e facilità anche per a disporre dei farmaci. Il professor Bonati stasera, domani sera, risponderà alle domande delle persone che parteciperanno all'appuntamento alla MEM, però diverse domande sono arrivate anche dai nostri ascoltatori. Per esempio, ci scrivono: quando i bambini prendono l'influenza durante tutto il periodo invernale, devono prendere l'antibiotico ogni volta? No, anzi, assolutamente no. La maggior parte di queste infezioni sono infezioni virali, quindi i virus non si combattono, si debellano con gli antibiotici. E quindi anche un utilizzo, ecco, che è una delle classi di farmaci abbastanza abusate nei bambini, dovrebbe essere usato invece per malattie appropriate con sostenuta batteri, in cui è quella l'indicazione per l'uso degli antibiotici e non per i comuni raffreddori o influenza. Ancora gli ascoltatori: durante i cambi di stagione è giusto far prendere ai bambini un integratore di vitamine? No, anche questo è un po' una concezione culturale arretrata di tempi passati in cui le condizioni anche alimentari erano diverse. Adesso siamo in una situazione opposta, non è un problema di aumentare le vitamine, è un problema di normalmente in tutte le stagioni avere delle diete equilibrate e ancora una volta appropriate, non sbilanciate e accurate anche per l'età, e quindi non c'è integrazione se non l'aggiunta o l'aumento di alcuni frutti, per esempio, o cioè un'alimentazione, ecco, diciamo, bilanciata e igienica, ecco, nell'approccio. E poi il tema dei temi è quello che fa discutere i genitori continuamente: i vaccini. Ci arrivano diversi messaggi, ne leggo solo due al professor Bonati prima di salutarlo. Non ricordo dove ho letto un articolo nel quale si diceva che è stato bloccato in via cautelativa, ci scrive un ascoltatore, il vaccino della meningite. È vero? E perché? E un altro ascoltatore ci scrive: i vaccini non obbligatori è meglio farli comunque o si possono non fare? Beh, diciamo che obbligatori non esistono più, esistono solo vaccini raccomandati. Anche la vecchia dizione obbligatoria è decaduta ormai da anni ed era appannaggio di un sistema appunto di alcuni decenni fa, quando purtroppo bisogna obbligare per. I vaccini invece, almeno quelli in circolazione, quelli registrati, sono altamente efficaci e sono provati anche rispetto alla sicurezza.
i nuovi vaccini. Cioè, si è perfezionato anche questo, si è ulteriormente andati avanti e oltre nella produzione e nella sicurezza di questi farmaci. Pensando a tutti i controlli che vengono posti e ai controlli anche sul campo che vengono fatti, i vaccini sono direi tra gli interventi e gli strumenti più controllati in termini di efficacia e di sicurezza. Quindi anche il riferimento a un vaccino parcheggiato, sospeso per il momento, che però era ancora di anni fa, questa questa dice, la dice lunga su quanto viene i tipi di controllo che vengono instaurati prima di estenderli a tutta la popolazione. Professore, un'ultima domanda le volevo fare. Stasera si parla del pericolo di troppi farmaci ai bambini. Domani. Esiste anche il fenomeno opposto, cioè la paura di ricorrere ai farmaci e magari la tentazione di ricorrere a prodotti cosiddetti naturali oppure cure fai da te? Esatto, questo è l'altro rischio e pericolo a fronte di, anche qui siamo in una situazione più culturale, più di credo, diciamo, e di fede quasi, per cui l'ostracismo assoluto porta addirittura ad effetti opposti. I farmaci devono essere usati, sono però diciamo strumenti estranei e proprio per questo devono essere usati in modo appropriato e accurato. Non utilizzarli praticamente si nega un diritto che è quello della salute, quindi è tanto più per i bambini o per fasce diciamo deboli, e quindi non è. E ricorrere al fai da te è ancora più rischioso. Tutti i vari preparati di erboristeria non si sa che cosa contengono in modo qualitativo e quantitativo, e quindi anche in questo caso molto specie ai bambini o agli anziani, stesso rischio, non dovrebbero essere utilizzati. Ringraziamo il professor Maurizio Bonatti per essere stato con noi stamattina. Grazie molte. Ricordiamo l'appuntamento domani alle 17 ai Sette Vizi, la Mediateca del Mediterraneo. È il primo degli Science Café organizzati da Sardegna Ricerche. Troppi farmaci ai bambini è il titolo. Ci saranno Maurizio Bonatti, che è stato nostro ospite, farmacologo e pediatra, capo del Dipartimento di Salute Pubblica del Mario Negri di Milano. Ci sarà anche il professor Gaetano Di Chiara, ordinario di farmacologia al Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari.